Questo nuovo piano ha come focus principale l'innovazione. L'innovazione intesa come trasformazione digitale dell'azienda, che riguarda sia i processi, sia gli asset ovviamente, sia le persone, che dovranno essere dotate di tutte quelle tecnologie innovative e abilitanti per gestire la nuova rete. Questa è la direttrice principale. Le altre direttrici sono gli investimenti. Noi abbiamo dedicato oltre 2 miliardi di euro nella trasformazione delle reti a GPL a reti a gas naturale. E poi abbiamo la parte dell'M&A. Quindi, in virtù del fatto che le gare continuano a ritardare, abbiamo allargato il nostro perimetro obiettivo di acquisizione. E poi ci sono ovviamente le gare, fanno parte integrante del nostro piano. Trasformazione digitale significa un change management, un cambiamento culturale di tutta l'azienda. Significa che quei dispositivi, quelle apparecchiature che andrò a installare, invieranno, forniranno all'azienda tantissimi dati, milioni di dati. Su questi dati l'azienda dovrà lavorare in modo diverso rispetto al passato. È un processo lungo, non è facile, ma alla fine io credo ne usciremo, come dire, vincitori e vittoriosi. Avremo la rete più avanzata anche rispetto alle reti di distribuzione elettrica. Nella Digital Factory noi andiamo a portare i progetti un pochino più complessi, quelli che richiedono l'interazione di più funzioni aziendali, che ha come obiettivo quello di rilasciare in tempi brevi delle applicazioni, anche magari in forma ancora non completa, ma in 4 mesi devono essere in grado di dare una risposta alle esigenze che arrivano dal campo. L'abbiamo già fatto, ne abbiamo già 2, quelli che si chiamano Minimum Viable Product in Operation, quindi già rilasciate, che hanno il vantaggio di avere alla fine un prodotto rispondente esattamente alle esigenze che hanno richiesto questo prodotto, testato, condiviso e che funziona immediatamente. La Sardegna, che è ancora l'ultima regione che non ha avuto la realizzazione della rete di distribuzione del gas, avrà la rete di distribuzione del gas più avanzata di tutte, perché le innovazioni che noi stiamo studiando sulla rete le stiamo mettendo direttamente in Sardegna, che potrà godere dei vantaggi, come tutto il resto dei cittadini che stanno sul resto della penisola, dei vantaggi che si hanno ad avere il gas metano disponibile in casa.